gattone però. La lavagna tanto. Bandolero. Tu vuoi fianchi muovi la faccia del sedere. La 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 la. Bandolero, solo bandolero sappiamo. Ma c'è sempre quello il ritmo. Tanto in quello, qualsiasi canzone. La 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 la. Palma, le altre esercitazioni. Facciamo più tardi, no? No, no. Mi sento quasi di morire a terra, stai zitta. Adesso siamo caldi, no, no. Che so io, guai, che sto passando con l'asma e il fiato. Senti, è l'età. Pa, io peraltro, l'età, che ti stava a dire mo? Io peraltro, mo c'ho da fare, ehi, sì. Devo uscire. Mo non fare svegliare la nonna, che è meglio che si sta un po' qua a dormire. Non battere i piedi che quella mo si sveglia. Già abbiamo gridato abbastanza. Devo andare dall'avvocato. Se si sveglia la nonna, piano piano, gli prepari un po' di caffè, veloce veloce, e la fai stare tranquilla, seduta. Che così è meglio. Allora, uno, il caffè non lo so fare. E due, esiste proprio. Allora, passiamo prima al punto due. Il punto due esiste proprio perché tu qua sei ospite e devi fare qualche cosa, che fino a mo stai soltanto a mangiare e a bere e a ballare come una dannata, va io? Bene? Oh. Contribuisco, io contribuisco. Sì, va bene, che io cosa? Fino a ora non ho visto una lira, Palma. Ma non è no, vero! Non è vero! Tutti gli yogurt che stanno nel frigorifero? Te li sei freccati tu! Ecco, tanto per cominciare. E mo tu qua, non solo devi lasciare i soldi, devi preparare. E poi il caffè, che cosa ci vuole fare un caffè? Palma, che ci vuol? Metti la polverina, metti un po' di acqua, chiudi la caffettiera e lascia andare. Se no, se vuoi sentire, questo più senso. Sì. Fai così, prendi la tazza, metti la polverina del caffè, metti l'acqua, tanto la nonna non se ne accorge. Quella beve tutto. Se la beve, diciamo, come si suol dire. Madonna, Palma, balliamo ancora un po'. Ma proprio mi piace assai questo ballo. Madonna mia, che cos'è? Oggi cos'è? Pasqua! Che cosa è successo? Mi sono sentita di che duare qua! Sì, pavimento! Pure a noi, veramente! Ma noi non stavamo ballando più! E che allora? Che sai cos'è? Ma stavamo ballando! E allora piglia tutto una volta! Buongiorno, buongiorno! Auguri, auguri! Ci siamo svegliate finalmente! Ciao! Stavamo ballando e abbiamo sentito una vibrazione dentro di noi! Allora io mi rimango una troppo riposata! Sì, riposo tranquilla, sì! Allora, hai capito? Allora, io devo andare all'avvocato del cuore, che però quello mi deve dire sempre la stessa cosa, è tutto a posto e si frega le 500.000 lire a botta. Per cui, vediamo di darci da fare, che mo la nonna mi inizia a dormire. Successo un terremoto! Un terremoto dell'ottava grado della scala! Rita! E io sto tremando una cintura di sicurezza! Lascia, non c'è niente! Qua moriamo tutti! Tanti antieni! Mamma, ora me la vita è qua! Aiuto! Cioè, ma le cose che si leggono in questa giornata? Guarda, sporcaccioni o no? Lui resta al suo posto. Cioè, praticamente questo che ha fatto? Ma tu guarda. Ma tu guarda un po' la logica della cosicchia. Ma è di... Questo qua, niente di meno. Ma... Ti prende la moglie, te la mette in mezzo alla strada e poi te la va a prendere. Dici, quando hai fatto? 2000 lire. Prende la moglie e la schiuma di botte. La lascia schiumata per te. Perché aveva fatto poco. Che poi poi va a casa. Prendo la mamma della moglie, dice, tua figlia ha fatto un po' la schiuma, proprio sanguinando per te, con i tacchi in bocca, a schiacciare la testa, mamma. Sì, così in bar, hai fatto una figlia che fa appena 2000 euro. Poi che fa? Va alla nonna, gli studio, hai fatto la mamma di mia moglie, quindi ehi, i denti, proprio i tacchi in bocca. Che generazione è arrivata? E che generazione è arrivata? E qui mo mi sono fermato qua. Adesso devo andare avanti, per cui quando ho finito. Che appuntate? Adesso faccio la bisnonna. Che cos'è? Che è successo? Che è successo? Non lo so, che cosa è successo? È successo qualche cosa? No. Che è successo? Sei nata? Non lo so, io ho sentito un. Cos'è? Un sussultorio. Un sussultorio. Ondu sussultorio. Che cos'è un sussultorio? Nata, tu ce l'hai nella testa il sussultorio, Nata. Non è che mi sono sentito male. Può darsi. Non è che sto male. Vedi, che te la fai? Quello è come ti sei appoggiato sul letto. Qualche giramento. Ma dì, allora. Ho mangiato poco. Nata. Che cos'è lo scherzo? Con Nutella a far lo scherzo a Natalino. Che scherzo, Nata? A Natalino a far lo scherzo. Ma... Che
Nata, tu sei scioccato, Natale. Sei scioccato? E qualcosa, capo, stiamo per così. Ma oggi ti vedo un po' strano, c'hai tutti i capelli spambanati. Che cos'è? Ma te dire la verità, hai fatto la gamba. Nata, ma che cos'è che hai sentito? Ho sentito un ondulatorio sul sudorio. Non avete sentito niente? Ho detto ondulatorio al cervello. Oh, oh, allora avete visto che anche il canale? Cos'è qua? È un terremoto, non vi preoccupate, non vi preoccupate, tranquilli, questo è un carcere organizzato bene, che c'ha... Aprite, facci uscire! Muovi il direttore, state calmi, che viene il direttore. Calma, che viene il direttore? Direttore! Direttore, direttore, il terremoto! Facci uscire! Campio! Ma insomma, che razza di uomini siete? Che razza di uomini siete? E tu? No, scusa, volevo dire no. È una scossettina da niente, da niente. Da niente. Qui è tremato tutto, è diretto. Ragazzi, questo carcere è un carcere completamente asmittisismico, completamente antisismico. Non ho capito, scusate. Ripetete con me. Completamente antisismico. Benissimo. Quindi siamo sicuri! Madonna Anna, hai sentito pure tu la scossa? Madonna, scossa tellurgica tremenda! Ci siamo impressionati tutti! Che paura! Ma no, però, ma meno male, è andata a finire... Bene, disgraziate, senza rispetto! Che cosa? Mi devi benedico! Mi abbandonate, figli di naturetti! Figli di naturetti, non so tua figlia, so tua nuora, tanto per cominciare. E poi figli di naturetti, l'acqua mina è re, le dobbiamo fare. Vieni a liberare! Senti, mamma, stai bella come stai, bella, calda a calda, sotto al lenzuolino, rimani riposto un altro poco, che tanto qua noi dobbiamo fare altri servizi. Mi lascia di nuovo abbandonata qua, io abbandono. Abbandonati? Io penso più sa che abbandonata. Palma, non ci frega niente. Allora, noi mo dobbiamo organizzare qua. Tu prepara da mangiare, ho detto, perché io devo andare a sto benedetto avvocato che non riesco a il caffè, hai detto, io non so preparare. Madonna mia! Non mi lasciate morire come una zoccola dentro la foglia! Mamma, prepariamo tutto e scappiamo, ci vediamo. A te! Vieni a liberare! Momento! Aiuto! Qualcuno mi salvi a me! Abbandonati da questi figli! Ecco, fa aiuto! Aiuto, c'è nessuno qua! Bravo, Mazzini, Macelli, stai succedendo! Questi sono andati tutti! È finito! È finito! Bravo! Mamma! Bravo! Mamma, che stai a fare qua in mezzo in mezzo? Madonna Santa, mamma! Bravo! Hai fatto proprio la figura della pupolla! Mamma, non è niente! È passato! Vatti a mettere a riposo! Ma aggiustiamo qua! Fatemi riportare, fatemi sedere da qualche parte! E basta! Fatemi me! Ieta! Tu sei una ietica, c'è! Senti, mamma, noi preferiamo andarcene! Non si sa mai, crolla tutto! Ehi, a me mi lasciate qua! Beh, sì! Aiuto! Dove sei? Dove sei? In mezzo alla strada a fare figuraccio che sta nella tua verticale! E venite a liberare almeno! Non lo so! Che cosa dobbiamo fare? Liberatemi! Liberatemi! Liberatelo! Liberatelo! Non vuol più niente, non vuol più niente! È stato come sei! Ciao! Lasciamo le cose che dobbiamo fare! No, prendiamo tutto! Aiuto! Superiore! Aiuto! 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 Superiore! Aiuto! Nata, è finito! Ma sei sicuro che vedi il terremoto? Fini? Ma allora siamo salvi? Oh, io mi sono spaventato. Io no.
Io guardo proprio a me, non tanto a me, che me ne frega. Meno male, ha retto. A me non me frega niente, ragazzi, io? Il direttore. Se ne sono scappato. Ragazzi, allora, non è successo assolutamente niente. Tutto bene. Si vede che non è successo niente. Tutto bene. Non capisco niente. Ragazzi, ve l'ho detto e ve lo ripeto, questo carcere ha delle fondamenta che arrivano al centro della terra. Non può succedere niente. Siamo sicuri allora? Sicuri, è tutto passato. Bene, allora io posso tornare a leggere il giornale? Ma no! Che di nuovo? Aiuto! Attacchio! Che c'è? Aiuto! Attacchio! Era un falso allarme. Speriamo. Della bella figura. Bella mamma, figura. Chiude. Pozzate. Guarda ancora. E metti che io morivo come una cioccolata morta, appetisciuta, dentro la poniatura. La pensione scelta, come dovevi fare? Senti, mamma, tu oramai comunque c'hai una certa età. Te l'ho detto prima e non fa niente se succede questo avvenimento. E poi per la pensione scelta la vediamo dopo. Ma cosa mi stai bene? E guardami un po'. Alza le chiacchiere. Madonna! Madonna mia! Aiuto! Aiuto! Aspetta, che ti caffè! Basta! Facciamola finita! Scappiamoci! Ma che scala? Che grande di scala? Il 10! I 10 scala! Presto! Portiamo via tutto! Tutto! Aspetta! Natale! Natale, non ti abbandonerò qui da solo! Amore mio! Schiaffo tutto dentro! Schiaffo tutto dentro! Mamma! No, lascia il cartone! Lascia! Non serve il cartone! 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 Che cosa è che per portare? Cartone! Cartone! Un momento! Non serve il cartone! Ma lui è piatto! Per piacere! Per piacere non perdiamo tempo! Che qua dobbiamo morire! Schiaccetto! Veramente mai tocco! Mamma! Per piacere! Guarda il cartone! Guarda! Mamma! Se non la smetti, mo! Combino il casino qua, Dai! Prendiamo le cose! Vicino, tieni. Ma non chiudi, chiudi bene. Ma non si chiude. E voi mi mettete tutte cose dentro. Che? Scusate. Che? Stiamo da morti, si mette. Capocollo. Tieni, metti il capocollo. Tieni, metti il capocollo. Tieni, mamma. Le bottiglie. Le bottiglie, il capocollo. Che altro? Queste le possiamo vendere ancora. So buono. Non si chiude, ma non si... Scusate. Che? L'arredamento. Tutto io. L'arredamento. Smontiamo tutto! Dove vai, mamma? Dove vai? Vieni qua! Vieni qua, ladra! Ladra, ti prendi il cartone delle sigarette! Aiuto! Aiuto! Scusate! Quando vai? Ma che siamo salvi! Direttore! È finita! Direttore, siamo salvi! È finita! È finita, Montella! Si riprende! Si riprende! È finita! È finita! È finita! Mongelli! E adesso facciamo i conti! A me! Punizione! A me! Lei che c'è? Lega questo bastardo adesso. E che ho fatto? Legalo. Il terremotista lo sta. Legalo. Mi ha frantumato sei costole. Ma lei che c'è? Quello che cosa va a frantumare? Io so leggere, io sono una più.
100 frustate. Dito, ma come lo leghiamo? Angeli, punisco anche te. Lega la pendola e mollette. Ma non è subito, giusto, io sono legato. Vittima del terremoto, come si dice. Tarulo! La tarulo! Legalo! Ma tu mi stavi inchiappettando, la tarulo! Ma che cos'è? Ah, non mi volete torturare! Al torturamento! 100! 100 frustate! 100 frustate, no! Se mantengo io, mantengo io! Mantieni la tarulo! Mantieni forte, la tarulo! Mantengo io! Che qua? Andate! 100 frustate! Mantengo io! 100 frustate! Va bene così? Sì! Povera me! Povera me! Una! Due! Ti piace? Quattro! Oh, un momento! Ho sentito un altro sussultorio! Ho sentito un sussultorio! No! Bugia, quale bugia? Non mi freghi! Non mi freghi, cataratio! Altre 100 frustate, no, benissimo! No, 300, no! Una! Due! È necessario, direttore! Tre! È necessario! Quattro! Direttore! Ma perché la vita mi è tanto complicata?